Allora, buongiorno ragazzi, siamo arrivati a concludere praticamente questa parte per quanto riguarda il pacchetto Office con Access, e appunto, giustamente anche perché dopo inizieremo imparare a programmare divertendosi fino al mondo delle app, non voglio appesantirvi, voglio fare solo una rinfrescata generale sul mondo di Access. Quindi diciamo le cose basi di Access, vediamo cos'è innanzitutto, è un database, cioè come tutti i database è un foglio di produttività, quindi un software di produttività con una base di dati. Allora, innanzitutto vediamo che una base di dati è composta fondamentalmente da tabelle, campi e record. Quindi fanno parte del database manager system, che è il software che consente di creare nuove basi di dati e effettuare ricerche su di esse. Cioè, quindi noi possiamo creare delle interrogazioni su una base di dati. Se noi abbiamo un banco dati, dice qua è chi, per esempio, ha il libro tra queste persone, io interrogo e praticamente mi dà l'elenco delle persone che ci sono, che abbiamo registrato nel nostro database. L'estensione dopo il 2007 di Access, mentre con Excel abbiamo visto che era TXT, e questo è ACCBD nella versione 2007 in poi. Le cose principali che ha Access sono gli oggetti, che sono le tabelle, i query, le maschere e i report, che adesso andremo a denunciare e a vedere anche qualcosa di Access, anche a vederne qualcuna. Allora, le tabelle quindi praticamente costituiscono il nostro cuore del database, no? Quindi praticamente io creo la struttura del database con i campi che sono questo qua, tipo nome, cognome, eccetera, eccetera, e i record che sono appunto le persone, in questo caso dei libri, no? A ognuno sarà dato un ID particolare. E poi quindi immaginiamo di voler creare una tabella per archiviare i nostri libri di casa, possiamo introdurre i campi per questa informazione, autore, libro, casa editrice, eccetera, eccetera. Per registrare effettivamente abbiamo bisogno dei record. I query invece sono appunto le interrogazioni del database che appunto ci fanno poi stampare e visualizzare le cose. Le maschere sono appunto che fanno in modo di visualizzare i miei dati e renderli più grandi per l'immagine e inserirli praticamente una volta creato il minimo del database, di inserire praticamente l'immagine di esempio una maschera. Allora, quindi riassumendo tutte queste cose qua, vediamo come si crea appunto con Access semplicemente il mio database, quindi Access 2007, quindi creo una base dati, creo questa base dati che mi dice tabella 1. Allora, questa tabella 1 io cosa faccio? Gli aggiungo qua, per esempio, il mio campo, lo rinomino, quindi rinomino la colonna e scrivo nome. Ok? Poi qua che faccio? Gli scrivo cognome perché voglio creare per te un'agenda telefonica. Qui un altro campo e creo tipo telefono. Ok. Quindi qui inizierò a scrivere giustamente le persone. Quindi Domenico, scusate che dovrei scrivere con la diga, non la scriviamo tutto in maiuscolo così non sbagliamo. Domenico, Salerno, numero di telefono, che ne so, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, poi giustamente guardate qua, mi ha dato 24 perché io precedentemente avevo creato un'altra tabella, però io se la posso che si chiama che ha lo stesso nome, quindi io che faccio? Poi lo vediamo dopo, inseriamo un altro tipo di
di nome, quindi nome Dario Franco, numero di telefono 56789. Questo è puramente un originale, giustamente questo numero è uscito, però immagino di avere un'agenda telefonica a casa, no? Quando veramente le persone con il numero di telefono. Dario, possiamo mettere un'altra persona, Carla. Carla Tratto, ok, con il numero di tratto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Vabbè, cosa facciamo? Vediamolo in visualizzazione struttura. Mi chiederà il nome della tabella, come la chiamerò? La chiamerò agenda telefonica, ok? Un'agenda telefonica che mi si apre un mondo, perché qua ho il nome, il cognome e il telefono, e qui bisogna praticamente dire che tipologia è, tipo un nome, devo scrivere testo, non è che posso scrivere tipo valuta, perché il nome fa parte del testo, il cognome fa anche parte del testo, il telefono numerico, però ho delle difficoltà perché se metto, mi conviene mettere testo in questo caso, perché se ne metto lo 0 non lo accetto. Quindi tipo 0961 non lo accetto se devo fare. Quindi cosa facciamo? Adesso quindi salviamo. Andiamo a creare appunto la nostra maschera. Ok. Una tabella QRN serve per creare una tabella QRN serve per creare una maschera oppure un nuovo prodotto di struttura, giustamente. Non lo devo far vedere in struttura, ma è in foglio dati, quindi devo ritornare da qua. Quindi da qua io mi creo la mia maschera, ok? E infatti vedete, se io visualizzo qua 1 di 3, vuol dire che se torno indietro sono alla 1 di 3, alla 2 di 3, che mi darà sempre questo indirizzo qua. E quindi se io qua voglio praticamente inserire un nuovo, vedete che la maschera come mi fa dare tutta un'altra cosa. Quindi visualizzatore maschera, quindi metterò cosa Domenico Giuliano e con il mio numero di telefono 345678. Ok, quindi cosa faccio adesso? Lo salvo in agenda telefonica, come potete vedere qua mi ha creato la mia tabella della maschera, quindi avrò questa visualizzazione, addirittura mi visualizza anche il database, come crescerà. Poi cosa mi rimane di spiegare le query, che non ve le spiego, però sono praticamente delle interrogazioni che si fanno all'interno di tutto il database. Immaginate adesso che ho creato questo quattro cretinate, ma immaginate il database grande, un'azienda, le interrogazioni sono molto importanti. Ora, non voglio annoiarvi, volevo darvi soltanto una breve introduzione di ACES. E vi saluto con le prossime cose che saranno un corso avanzato, però attendosi. Questo è il bello di questo corso, perché vedremo il coding, vedremo come è il linguaggio coding molto semplice da utilizzare, non simpatico e divertente, così io lo scrivo. E quindi come si fanno gli algoritmi per fare fino ad Appinvento. Ciao ragazzi.